Questo programma è offerto da marzo 2014, buona domenica e benvenuti ai nostri telespettatori per il VG8 7 giorni. La redazione, come sempre, come ogni settimana succede, ha preparato il riassunto di quelli che sono i servizi più importanti della settimana. Lunedì 10 si sono celebrati i funerali del giovane poliziotto Daniele Guccione, mentre martedì 11, dopo l'addio alla sua migliore amica, una ragazza si è suicidata. Guardiamo i servizi. Figarazzi, i funerali del caro Daniele. Si sono svolti oggi i funerali del giovane poliziotto Daniele Guccione, morto in un incidente stradale la scorsa settimana. La cittadinanza di Figarazzi, insieme ai colleghi e agli amici, si è stretta al dolore della famiglia Guccione. Anche Canale 8 si unisce al cordoglio per un altro giovane che ci lascia con tanta amarezza. Dopo l'addio alla sua migliore amica si uccide. Ieri notte, intorno alle 22:30, nel quartiere della Mabilina, a Marsala, una ragazza, Simona G. Punto, di appena 17 anni, si è tolta la vita, sparandosi con un colpo di pistola. La giovane era una studentessa del liceo scientifico Ruggeri del paese. «Vado a farmi una doccia», avrebbe detto ai suoi genitori prima di compiere l'insano gesto. Pare che l'arma utilizzata per il suicidio appartenesse al padre, un militare, il quale teneva l'arma chiusa in cassaforte. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza è riuscita ad aprire il covo dove si trovava la pistola, che a quanto pare avrebbe trovato smontata. Ma grazie a delle istruzioni trovate su internet, Simona è riuscita a rimontarla per poi utilizzarla sul suo giovane corpo. Prima di uccidersi, ha inviato un sms di addio a una sua compagna di scuola. La giovane, apparentemente, non aveva problemi né a scuola né in famiglia. Sull'episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala. Incidente sulla Catania Paternò. Morto un 63enne. Ancora un triste avvenimento lungo l'arteria che si stende lungo il territorio di Belpasso in prossimità del centro commerciale Etnapolis. Nella notte tra l'8 e il 9 marzo ha perso la vita un 63enne di Paternò. L'uomo, caposala al ristorante Cavaliere Roxy di Catania, stava facendo ritorno a casa a bordo della sua Toyota Yaris quando, perdendo il controllo del mezzo per motivi ancora ignoti, è andato a sbattere contro il guardrail che separa le carreggiate. In un terribile incidente in cui l'auto del malcapitato è rimasta incastrata sulla barriera metallica. Il corpo del paternese è stato estratto con difficoltà dal mezzo dei vigili del fuoco. Inutile l'intervento degli operatori sanitari del 118 sulla scena dell'impatto, in quanto l'uomo non ha dato sin da subito segni di vita. Gravi anche le condizioni di Giuseppe Gangi, palermitano, che nella notte tra sabato e domenica è finito fuori strada con la sua Fiat Punto sulla statale Palermo-Agrigento. L'uomo, 56enne, ha perso il controllo del suo mezzo. Le cause sono ancora da accertare. Trapani, auto giù dal viadotto. Ieri pomeriggio un uomo è rimasto ferito dopo essere precipitato con la sua auto da un viadotto dall'autostrada A29 direzione Alcamo Trapani, nei pressi dello svincolo autostradale del Dattilo. L'auto, una Mitsubishi, viaggiava in direzione di Palermo, ma a causa di un'improvvisa e consistente grandinata ha perso aderenza finendo giù dal viadotto Canalotti 1, dopo la galleria fumosa, facendo un volo di 7 metri. L'uomo, all'arrivo dei soccorsi, è rimasto cosciente. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stato trasportato con l'elicottero a Palermo per ulteriori accertamenti. Palermo, morta 50enne a Mondello. La scorsa notte in via Eolo a Mondello è stato rinvenuto il corpo senza vita di una 50enne. La polizia ha dichiarato di aver trovato la donna, Concetta Bonomo, per terra in un terrazzino e con una profonda ferita alla testa. Ancora da accertare le cause della morte della Bonomo, ma per il personale medico del 118 si tratterebbe di un incidente domestico, ma ancora non sono da escludere altre piste. Droga, 16 arresti tra Sicilia e Calabria.
Operazione antidroga eseguita dai carabinieri di Catania che hanno arrestato tra Sicilia e Calabria ben 16 persone con l'accusa di traffico internazionale di droga. I 16 provvedimenti restrittivi, 9 dei quali in carcere e 7 agli arresti domiciliari, sono stati emessi dal GIP di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Etnea, che ha prodotto provvedimenti restrittivi effettuati nelle province di Catania, Reggio Calabria, Ragusa e Messina. L'indagine fa parte di un filone iniziato nel 2009, quando Marco Scrivano era stato arrestato dai carabinieri per aver costruito abusivamente una bomba artigianale e le indagini successive hanno consentito di accertare l'esistenza di un'organizzazione che trafficava marijuana e cocaina. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati in studio, ritorniamo ai servizi più importanti della settimana. Mercoledì 12 ha perso la vita Antonino Locascio durante una tragica partita di calcetto, aveva solamente 31 anni. Mentre giovedì 13 abbiamo mandato in onda l'esclusiva replica ai microfoni di Canale 8 del sindaco Lomeo contro il consigliere sfiduciatario. Guardiamo insieme i servizi. Tragica partita di calcetto. Antonino Locascio, un giovane di 31 anni di Ficarazzi, si è accasciato subito dopo uno scontro durante una partita a calcetto nei campi Florio ad Aquino. Immediato l'intervento da parte degli amici del giovane, che subito hanno chiamato i sanitari del 118. Per mezz'ora il medico rianimatore ha eseguito il massaggio cardiaco. Quando tutto sembrava ormai perduto, il cuore di Ninni ha ripreso a battere. Ma pochi minuti fa ci è giunta notizia che Ninni è deceduto in ospedale. Tutto il paese si stringe al dolore della famiglia Locascio per la perdita del giovane Antonino. Bagheria, replica del sindaco alla dichiarazione del consigliere sfiduciatario. E botta e risposta ai microfoni di Canale 8 dopo le dichiarazioni del consiglio Maurizio Logarbo, tra i firmatari in consiglio della sfiducia al sindaco, rilasciata al VG8. Infatti, dopo la messa in onda delle dichiarazioni del consigliere all'edizione delle 14.30 del 12 marzo, immediata la richiesta del sindaco, dottor Vincenzo Romeo, di replicare a tali dichiarazioni. Tempestiva incursione a Bagheria delle nostre telecamere per incontrare il sindaco e dare a lui il diritto di replica. Cosa può rispondere a questo? Ma rispetto a quale obiettivo è inadeguato? Cioè, certo, se è un sindaco di uno schieramento diverso, è inadeguato, è una parola così generica, ma bisogna concretarla rispetto a quale obiettivo. Io ho fatto scelte che nessun sindaco sinora aveva fatto. Tutti hanno aumentato la spesa e io l'ho diminuita. Un sindaco che fa scelte drastiche, impopolari, perché vuole salvare il comune e i bagheresi, ovviamente, e vuole impedire che ci sia un aumento di tasse per sempre, ma per un periodo limitato, è chiaro che deve togliere tutto. E deve togliere servizi che non sono essenziali, o servizi inutili, o spese assolutamente superflue, figlie del clientelismo degli anni passati, dove a governare sono stati appunto questi gruppi. Quindi è chiaro che è inadeguato, inadeguato rispetto all'obiettivo che loro, rispetto ai loro obiettivi, diverso rispetto ai loro obiettivi e che ha fatto scelte che loro non hanno saputo fare. Atto motu proprio che doveva passare dal Consiglio Comunale, come ad esempio l'aumento dell'IRPEF che dallo 0,3% cioè per mille era passato allo 0,8%. Quindi il Consiglio non ha approvato questa vicenda, ma lei con una delibera di giunta ha mandato avanti la cosa. Ecco, questa era una delle precise accuse
accuse che loro muovevano. Ma non solo questo, anche la Tarsu è avvenuta in questo modo, che non ha fatto il consiglio da quando ci siamo noi, non ha voluto aumentare alcunché. Ora il sindaco non vuole aumentare alcunché in linea di principio. In linea di principio nessun amministratore vuole aumentare l'imposizione a carico dei propri concittadini. Io sono stato eletto dai bagheresi e quindi meglio, penso sicuramente meglio del consigliere faccio gli interessi dei bagheresi. Non me lo deve suggerire certamente un consigliere di opposizione per giunta. Anche perché vogliamo poi capire quali proposte hanno fatto questi consiglieri su questi temi in particolare, perché capirà bene che criticare è facile, risolvere i problemi è altra cosa. E allora, sull'IRPEF, vero, noi l'abbiamo fatta perché dobbiamo chiudere il bilancio, riteniamo che sia competenza della Giunta, ci siamo opposti rispetto alle osservazioni che ha fatto il Ministero, siamo al TAR. Se perderemo, renderemo conto del nostro operato. Siamo profondamente consapevoli di aver fatto una cosa coscientemente. La stessa cosa lì, la Tarsu. La Tarsu bisognava aumentarla molti anni prima, perché il costo del servizio era 10 milioni di euro, il gettito 5 milioni di euro. E allora, la colpa è mia che ho allineato per un obbligo di legge le entrate o le uscite, o la colpa è di chi ha determinato questi costi così elevati a fronte di un servizio inesistente? È chiaro che oggi criticare è semplice, ma bisogna risolvere i problemi. Il punto di vista dell'amministratore è quello di dare soluzione concreta ai problemi. Certo, insomma, le critiche di per sé sono facili e chi non vorrebbe aumentare le tasse? La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben ritornati in studio, adesso ritorniamo a parlare di un altro funerale, proprio quello di Antonino Locascio, il giovane 31enne morto durante la partita di calcetto che si sono svolti venerdì 14 marzo, mentre ieri, sabato 15, a Paternò, tragedia, e muore un dipendente comunale tra le fiamme. Guardiamo i servizi. Ficarazzi, si sono svolti ieri i funerali di Ninni. Si sono svolti ieri nel primo pomeriggio i funerali di Ninni presso la chiesa di Sant'Atanasio a Ficarazzi. L'intero paese, con gli amici e i conoscenti, si sono stretti attorno alla famiglia di Antonino, il ragazzo 31enne che lavorava nella parafarmacia del paese di proprietà del padre. Era conosciuto, gli amici e familiari non credono ancora a tutto questo. Una delle sue più grandi passioni era il calcio. Proprio questa passione è risultata fatale. Infatti, durante una partita di calcio, Ninni ha avuto un arresto cardiaco che alla fine lo ha portato via. Era presente tutto il paese e le autorità cittadine, tutti come un'unica famiglia. Paternò, tragedia. Muore un dipendente comunale tra le fiamme. Una notizia assurda quella che arriva da Paternò. Una vettura della Nettezza Urbana si è andata a scontrare con un'altra auto, ribaltandosi. Tutto sembra normale, o quasi, ma si trasforma brevemente in una tragedia. La camionetta della Nettezza Urbana prende a fuoco. Muore un dipendente comunale del comune di Paternò. Si tratta di un signore di 46 anni, residente a San Giovanni Galermo. L'autista della camionetta e il conducente dell'altra vettura sono invece ricoverati presso l'ospedale Cannizzaro a causa delle ustioni che hanno riportato.
Palermo, Master Foodie per Foodie Blogger. Si svolgerà alle 10.30 di lunedì, presso il locale Saliem Castello a Mare di Natale Giunta, il primo Master riservato a Foodie Blogger siciliani di alto livello. I piatti saranno valutati dalla critica giuria composta da giornalisti enogastronomici, sommelier, esperti del settore, chef e ristoratori. Anche il parere popolare avrà il suo peso. L'evento è organizzato da sceltedigusto.it in collaborazione congiunta e l'Associazione Culturale Papille di Bacco. Master Foodie 2014 toccherà tutte le province siciliane. Di volta in volta sarà eletto il Master Foodie locale. Terminerà proprio a Palermo, con una serata di gran galà, dove uscirà vincitore il primo Master Foodie Sicilia. Sicilia, grande attesa per Buddy's Revealed. Grande fermento in tutta la Sicilia per l'arrivo della discussa Buddy's Revealed, la mostra che mette in scena veri corpi umani conservati tramite la tecnica della polimerizzazione. La mostra è attualmente a Jesolo, ma già in Sicilia, terra di grandi imbalsamatori, c'è attesa. Ancora non si sa per certo la location dell'evento, ma la manifestazione darà più di 50 posti di lavoro. Palermo, Festival Uniti. Si è svolta oggi, presso la sala meeting del Quinto Canto a Palermo, la conferenza stampa del Festival Uniti, un progetto che tende ad arricchire la nostra terra sul settore turismo ed economia. Anche Ficarazzi sarà meta di questo progetto e il festival di quest'estate sarà fondato sulla memoria e il ritorno alle origini. Molti gli esponenti della politica siciliana, sentiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni. In realtà per un circuito che ormai è regionale, questa iniziativa cerca di coniugare e di creare un sistema integrato fra gli eventi culturali e l'opportunità di avere anche ricettività turistica. Mette insieme sostanzialmente le esigenze dei turisti di arrivare qui, di trovare un'offerta anche culturale, quindi con dei festival che vengono scadenzati nel corso degli anni e che non siano soltanto delle isole del deserto, quindi festival che tu sai hanno una durata, un periodo cadenzato così da poter consentire anche ai tour operator e agli alberghi di poter pianificare nel corso degli anni la propria attività. Quindi un'opportunità di avere una razionalità all'interno del sistema, un'integrazione e quindi opportunità di lavoro e di sviluppo per la Sicilia. Festival Unito, un grande progetto che unisce tutti i paesi, ma non solo, anche le piccole isole. Ficarazzi ne sarà beneficiato. Io spero di sì, nel senso che unitamente a tanti comuni delle Madonie e a qualche comune isolano, come per esempio il comune di Ustica, noi abbiamo presentato un progetto che riguarderà, diciamo, le nostre attività di intrattenimento legate giustamente ad uno, come dire, un richiamo di presenza turistica per quanto riguarda la nostra estate ficarazzese del 2014. Una maggiore presenza turistica nel nostro paese per induzione comporterà necessariamente una crescita, diciamo, delle nostre attività e quindi una ricaduta senz'altro sul piano economico. Quindi Ficarazzi sta crescendo? Io mi auguro di sì, nel senso che ripongo molte speranze nell'approvazione da parte dell'assessorato di questo progetto per far sì che il nostro paese entri a far parte di questo circuito, che è un circuito virtuoso, contrariamente a quanto accadeva in passato, senza voler polemizzare, dove con risorse, diciamo, seppur modeste, seppur piccole, però si ha la possibilità di creare, diciamo, come dire, dei flussi turistici superiori, in numero superiore, che possano dare anche, come dire, uno sviluppo, una maggiore capacità di spesa per quanto riguarda il nostro territorio. È da circolarlo, ho pensato di creare questo gruppo di festival, sono 10 festival, per intanto per prendere le distanze e fare un distinguo con chi in passato ha rubato in Sicilia. Noi abbiamo la presunzione di dire che siamo onesti, vogliamo lavorare nella trasparenza, vogliamo fare delle cose di livello e quindi, cioè, da noi non troverete gente del malaffare, ma del buon affare, di gente che vuole rilanciare il turismo in maniera seria, in maniera di progettualità. 10 festival, su quali paesi aveva puntato? Noi puntiamo da Castelbuono a Patti, a Palestrante, c'è Palermo, c'è Ficarazzi. A Ficarazzi abbiamo pensato un progetto che è legato tutto all'emigrazione ed è una cosa molto interessante perché noi, cioè, è puntata al turismo di ritorno. Il turismo di ritorno significa fare ritornare gli emigranti nel proprio paese e quindi per far conoscere
alla quarta generazione di gente che vive in America o in Germania che la Sicilia è bella e quindi si può visitare. Quindi io per esempio per Ficarazzi mi sto impegnando tantissimo perché sto collaborando con il direttore artistico del Festival di Ficarazzi, con Nino che è con l'assessore, perché è una scommessa da vincere. Ficarazzi è una scommessa da vincere e può dare frutti buoni, sia da un punto di vista qualitativo. Una chicca ve la voglio anticipare, come spettacolo ci sarà un grande festival, un grande concerto con Pietra Montecorvino, una cantante napoletana, e poi una mostra del professore Marcello Seia legata all'emigrazione. E quindi è tutto, cioè è un festival pensato. Cioè io non sono abituato a pensare a delle situazioni dove mettiamo tante cose messe accanto. Cioè l'idea di un festival è quello di pensare, di dare un'identità anche a un paese. Per esempio Castelbuono, dove io a 17 anni faccio il direttore artistico, oggi è conosciuta come la città del jazz, per Castelbuono Jazz Festival. E quindi mi piacerebbe che Ficarazzi diventasse la città degli emigranti, dove si può festeggiare ogni anno tutti gli emigranti che sono in giro per il mondo. Anche Ustica Festival Unito, cosa ne trarrà di buono? Ma noi vorremmo farlo diventare un appuntamento annuale, questo festival, entrare dentro Festival Uniti per promuovere tra le attività anche questo programma nostro che si chiama Ustica, l'isola della musica, che già si svolge da un po' di tempo nella nostra isola, nella stagione estiva, e che diciamo inserisce i vari spettacoli, i vari appuntamenti, che sono sempre di grande livello, di grande qualità, li inserisce nella stagione non in maniera casuale, ma ognuno con un senso, tant'è che alcuni degli spettacoli si terranno per esempio in piazza, altri si terranno sulla spiaggia, altri si terranno dentro il centro storico, in alcuni casi ci sarà musica, come dire, da piazza appunto rock, ma in altri casi ci sarà la chitarra acustica, in alcuni casi ci saranno anche delle persone che reciteranno. Insomma, pensiamo che l'idea Ustica, l'isola della musica, possa essere un modo per caratterizzare il tipo di turismo che vogliamo a Ustica, che è un turismo molto partecipato, molto attento anche alle tematiche ambientali, molto attento alla socializzazione. Ecco, non è un turismo caotico, è un turismo invece di chi si sa godere la vita. Ecco, questo noi vorremmo lanciare come messaggio. E abbiamo capito che questo sistema, Festival Uniti, abbraccia pienamente la nostra filosofia turistica e quindi ci aderiamo con grande convinzione. Riflettiamo. E acquisiamo le nostre energie e costruiamo qui in questa terra ciò che desideriamo. L'utopia è l'elemento di fondo dello sviluppo dell'uomo, quindi la fantasia, che ne abbiamo tanta, non dobbiamo perderla, ma acquisire quelle idealità e trasformarle in concretezza. Quindi cosa suggerisce al gruppo Festival Unito? Ecco, una delle cose più interessanti che io vedo, l'ho detto poco fa in sintesi, è quello di ritornare alla scuola del teatro siciliano, che comincia dal teatro greco, guarda caso, Siracusa ancora dimostra la capacità e la valenza di questo tipo di teatro, andare a recuperare la scuola di Angelo Musco, quindi la scuola comica della comicità siciliana, o tragicomica, perché mai la Sicilia è univoca nella sua espressione, è sempre equivoca. E mi piace ricordare un libro scritto da un piemontese: la Sicilia è una terra dei misteri, cioè non riesce a capirla immediatamente. E quindi io dico, ricostruire queste scuole, andare a determinare questa nuova grande potenzialità che abbiamo, che è anche il dramma o il melodramma, ricostruirlo e fare le grandi scuole di teatro. E questo diventa anche un elemento del turismo, perché rifare rivivere i teatri di pietra, come vengono definiti, o costruire nuovi teatri, o rilanciare la lirica siciliana, che è un altro degli elementi di forza, o il jazz siciliano, che è anche questo un elemento di grande valenza potenziale di attrazione turistica, significa andare a determinare un'unicità di visione del fenomeno. Cioè il
il Festival Uniti è la sintesi di questa idea, cioè la spettacolarità in Sicilia è un concetto unico, non può essere frammentato, e commettono un errore, si fanno dividere, perché il concetto di divide impera serve soltanto per farci restare dove siamo e non crescere mai. Dobbiamo avere l'orgoglio e l'intelligenza di ricostruire una nuova immagine e di mostrarci uniti e compatti nell'idea da realizzare. Noi chiaramente abbiamo cercato di dare una risposta a quelle che sono le nostre capacità ricettive. Abbiamo un buon target di clienti business che ci richiedevano anche la saletta, una saletta meeting, e l'abbiamo realizzata per rispondere proprio alle esigenze che abbiamo in termini di capacità ricettiva. Così sempre con l'occhio attento alla struttura antica, perché abbiamo una struttura del 1500 che viene rispettata in tutto e per tutto, perché la proprietà ha cercato di proprio porre l'accento sulla struttura architettonica, eliminando quasi la presenza dei mobili, degli arredi, facendo sì che questi siano soltanto un elemento essenziale per esserci, ma fondamentale essenziale, quindi lasciando lo spazio libero di esprimersi. Quindi l'antico e il contemporaneo che si mischiano? Si fondano assolutamente in tutte le stanze, in tutti gli spazi della struttura, dalla spa fino ad arrivare appunto alle camere, alla senior suite o all'executive suite, che sono appunto la nostra novità di quest'anno. Tutto diventa questo mix di moderno che entra dentro l'antico, ma soltanto per esaltare l'antico. Termina qui questa edizione del VG8 7 giorni, contenitore di quelli che sono i servizi più importanti della settimana. Vi ringraziamo per la preferenza e come ogni settimana vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook VG8 Informazione, guardarci in streaming attraverso il sito www.canale8.tk o sul nostro canale YouTube Canale 8 Palermo. Adesso vi auguro una buona domenica, ci vediamo alla prossima e vi lascio al meteo. Questo programma è stato offerto da Affezionati ad ilmeteo.it, buon inizio di settimana da Silvia Caravello. Previsioni per lunedì 17 marzo 2014, alta pressione delle Azzorre che condiziona il tempo sulla nostra penisola all'insegna di una giornata soleggiata ovunque. Ecco il consueto dettaglio: al nord i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi per tutto l'arco della giornata, possibile qualche foschia mattutina sul Veneto, in nottata qualche piovigine, attenzione, raggiunge la Liguria di Ponente, molto mite di giorno con un clima veramente primaverile. Raggiungiamo le regioni centrali per notare come la primavera sia sbocciata su tutte le zone che godranno di una giornata soleggiata e molto mite. Spostiamoci infine verso le regioni meridionali, anche qui il sole domina incontrastato su tutte le regioni, portando un clima molto gradevole per tutto il giorno, possibile qualche foschia sulle pianure della Campania, non sono previste precipitazioni nevose. I venti soffiano tutti debolmente ed è quadranti prevalentemente meridionali sul Tirreno, settentrionali sul medio e basso Adriatico Ionio. Temperature previste per questa giornata minime che rimangono ancora stazionarie, con valori compresi tra i 7 e i 10 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno farà decisamente più caldo ovunque, tra 18 e 22 gradi al nord, 15-21 gradi al centro e non oltre i 21 gradi previsti al sud. Benissimo, l'aggiornamento termina qui. È arrivata la nuova sezione news del nostro sito, aspetta solamente una vostra visita, ricca di informazioni, cronaca, eventi, utilità, è proprio quello che ci mancava per vivere un'esperienza meteo senza confini, tutta da scoprire solo su ilmeteo.it. Ciao!